Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Come state? Come non state? Bene, spero. Allora, dunque, siccome che ormai è tardi, lo sto facendo questo video di sera, tardissimo, non lo so, aspettate che ve lo dico subito, se lo riesco a trovare, tra le 10:55 e quasi le 11, quindi vabbè, dettagli, però l'ho voluto fare perché questo video è chiacchiericcio, ma insieme al video di chiacchiericcio vi faccio vedere che ho fatto un piccolo acquisto per chi fosse interessata. Dunque, oggi sono stata a Maddalena, ho visto varie cosine per i negozi, ma non ho comprato nulla di che. Ho preso solamente delle poche cosine di trucco. E sono andata in vari negozi di abbigliamento e non solo, anche alimentari, tra le quali anche ho bevuto qualche bevanda nei bar perché per rinfrescarmi, ovviamente. E alla fin fine, poi sono dovuta anche andare a fare le visite mediche, nulla di che, però pare che sia tutto a posto, quindi va bene così. Almeno sto più tranquilla. Allora, dunque, cosa dirvi di bello? Per quanto riguarda il mio stomaco, ora sto meglio, ma ogni tanto, no comment, non sto lì a raccontarvela, casomai vi aggiorno in altri momenti, in un altro video a parte, se andrò a fare questa benedetta gastroscopia o meno. Comunque, sarete avvisati. E se no, se non ve lo voglio dire, non ve lo dico, però al momento vi lascio un suspense perché non so neanche io se andrò a fare questo intervento allo stomaco oppure no. Intervento, non lo chiamiamo così. Cioè, mi mettono una fionda o un qualcosa all'interno che dello stomaco che me la fanno ingoiare da qui. Mentre sono addormentata, ovviamente mi addormentano per vedere se cosa c'è nel mio stomaco che non va e basta. E poi vedono cosa c'è. Nulla ragazze, io per quanto riguarda le cose, devo dire la verità, sono andata a Maddalena per tirare dei referti medici miei per quanto riguarda delle cose che dovevo portare a Maddalena perché erano sbagliate degli analisi. Ho fatto il prelievo del sangue, poi ho portato delle cose che potrebbero fare schifo, ma è quello che è, e poi alla fine niente. Sono andata lì per andare a ripetere queste benedetti analisi e alla fine ho dato il foglio dell'accettazione, poi sono entrata, ho preso le analisi, i referti e poi sono riuscita per tornarmi a casa ovviamente. Nel frattempo ho avuto modo anche di farmi gli acquistini. Nulla, come sono stata in tutta questa giornata? Benino, un po' caldata, infatti vedete, sono un po' stanca, ma ci sta, ragazze, ci sta, perché ero troppo stanca, anzi sono tuttora, ma ho voglia di fare un video e lo faccio finché poi non mi merito a nanna. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere subito l'acquisto prima che sia troppo tardi. Allora, aspettate. Allora, l'acquisto è questo, ovvero Douglas. Ho fatto un mini acquisto, non vi aspettate nulla di che, già ve lo dico, ma però intanto ho speso un botto, perché a voi sembrerà poco, a me è tanto. Non so perché, ma ragazze, voglio un prodotto costoso e quello è. Allora, 23,99 euro ho speso in tutto. Vedete voi, non lo so io. Comunque, 23,99 euro. Sì, 23, già. E nulla. Il resto ve lo faccio vedere adesso, a parte i campioncini che ho voluto io, che l'ho chiesti, eccoli. Aspettate, che ve li faccio vedere. Tanto sono sempre la stessa cosa, un gel crema. Un gel crema, Moistring. Moistring, scusate la pronuncia del cavolo, però vabbè. Niente, una gela, no, aspettate, un gel crema idratante e basta, della Douglas, vedete? Sì. Poi, che altro? Qua ho preso un fissante per le sopracciglia,
Ecco qua, della L'Oreal, non è tutto Douglas, ma è L'Oreal, che ovviamente non vi apro perché voglio farlo vedere in un trucco o in una faccetta del giorno. Vediamo cosa mi riesce, cosa, non cosa mi riesce, cosa ho voglia di registrarvi di più, o magari esce prima faccetta del giorno oppure l'altra, non lo so, vediamo. E questa è della... No, come si chiama? Allora, c'era scritto lì. Vabbè, della Dark Brown. Sì, boh, vabbè, c'era una marca lì che non ricordavo cos'era. Comunque, se vedete il pack, già capirete bene di cosa si tratta. Già, vedete, è bellissimo il pack, io adoro, ma non mi ricordo che cosa sia. Ah, della De Balm, vedete? Non mi ricordavo, scusate. De Balm. Già. Allora, da una parte c'è la mina, ma non ve la apro, come vi ho appena detto, e dall'altra ovviamente c'è il pettinino. Ecco qua. Nulla, ragazze, questo è quanto. Vi ho detto, ho speso 23,99, però cosa voglio pretendere? Se questi prodotti sono così, questi mi devo comprare, perché altrimenti ho messo sopracciglia da una parte mozzata, dall'altra no comment. Quindi questi tre prodottini, appena posso, che io me li metto, top, perché sono fantastici. C'ho questo qua, Brown Artist. Questa colorazione non lo dice. Che colorazione è? Non lo dice, non importa. Allora, 108 Dark Brunette. Sì, no, non sto scherzando, ragazzi. C'è scritto così veramente, vedete? Aspettate. Dark Brunette, perché io sono brunetta, quindi è così. 108, strano sto numero, però vabbè. È ancora sigillato, come potete ben vedere, è bello sigillato, ma ve lo apro, come suol dire, a tempo debito. Già, e nulla, ora rimetto tutto a posto, perché tanto andrò a, come si dice, a mettere tutto l'indomani, quando mi andrò a truccare, a fare altri trucchi un po' pazzerelli, ma almeno pazzerelli si suol dire anche per carnevale, ma io i trucchi pazzerelli voglio fare anche durante i periodi normali, che non è festa, che non è nulla. I trucchi un po' che non si portano in giro, ma si fanno così tanto per farli vedere su YouTube. No, dico la verità, non ho problemi a truccarmi in casa un po' strana in faccia, però almeno voglio testare un po' di trucchi, ragazzo, che ci devo fare. Ho un sacco di palette da questa parte, vedete qua, le voglio tutte guardare e poi anche usarle, perché è giusto che si usino. A quanto sono arrivata? A 8 minuti, va bene. Comunque, ragazze, io preferisco provare tanti palette, tantissime, perché non ci voglio spendere tutti quei soldi per altre palette. Quindi per il momento quelle palette le utilizzerò e riutilizzerò, e poi vi dirò la mia, se mi va oppure no. Oddio, come sono qua. Vabbè, niente. Devo dire che se mi va le testo in diretta con voi, altrimenti seguitemi YouTuber. Io, no, scusate, YouTuber, scusate, ma la stanchezza si fa vedere. YouTuber Melania trattino basso 8, su Instagram ovviamente, che lì vi aggiorno di tutto ciò che faccio, non sempre ma quasi. E se vi va, mi potete seguire anche su Facebook, la mia pagina Melania Barzale Beauty, qualcosa del genere. So, vabbè. Andrò a cercare e poi vi metto i nomi. Per non stare lì a mettere link, ve lo cercate così. Metto i nomi e ve lo appunto nella banda di ricerca. Ok? Nulla. Io ho altri video da fare. Non so se ve li faccio tutti stasera, perché come vedete, voi adesso mi direte: ma non sei un po' troppo stanco per fare questo video? Sì, lo sono, però, siccome che domani non so quanto tempo avrò per fare altri video,
Quindi mi do adesso la pazza gioia di fare tanti video, ovvero tanti. Questo per adesso vi beccate, questo è. Non lo so se lo vedrete stasera, questo video, se riesco a caricarlo o se lo carico domani. Vediamo. Nulla, per adesso è tutto, ragazze. Un bacio e a presto. Ciao. Ah, ricordatevi di mettere like e fatemi sapere con un commento. Se avete mai provato questi prodottini qua della Douglas o della The Balm o non lo so, ragazzi, vedete voi. Perdonate per la voce un po' smortizia, ma è questa, vi beccate perché il sole, mia bella, che è cotta, ma cottami abbastanza. Ciao, ragazzi, a presto. Buonanotte e a domani.